Sinergie, importante, collaborazione. Ho parlato del Messina Jazz Festival, però questo cartellone nasce anche dalla collaborazione con l'Ars Nova Messina, e qui c'è Immacolata Molinaro, che ringrazio soprattutto per quello che ha fatto, davvero, durante l'estate, lavorare insieme per preparare una stagione con non tantissimi soldi, insomma, diciamo così, quindi tentare di fare un cartellone degno di questo nome nonostante tutto. E con il coro Note Colorate c'è il maestro Mundo, anche qui presente, che ha anche lui collaborato in questa direzione. Ma voglio ringraziare Daniela, Gabriella, Renata, tutte le donne che vengono in soccorso, no? come a tante. Forse siamo stati nella struttura, ora siamo forse, vedendo tutti voi presenti, siamo sicuramente fuori dalla struttura. E allora, la stagione poi andrà avanti con una serie di altri concerti di Europa che non vi dico, né vi voglio mediare facendo l'elenco, ma voglio ricordare soltanto alcuni eventi, ad esempio il quintetto di Quartetto Russo e Gloria Campanel, grande pianista giovanissima che ormai a livello internazionale è veramente in carriera in maniera straordinaria, è stata in Brasile fino alla settimana scorsa, e faranno un quintetto di Schumann, quindi sarà un momento penso bellissimo. Poi ci saranno il duo Donato Mormone, due ottimi artisti di livello internazionale, faranno la sonata di Ravel, la violina di Pianoforte, anche quella di Strauss, un po' che si gira, ma molto, molto bella. E poi ancora altra musica jazz e poi tango, abbiamo uno spettacolo di tango molto interessante con un ballerino che si chiama Cornetto, il quale è l'unico che balla in Italia il malambo, una danza un po' diversa dal tango, ma proprio sembra molto interessante. Quindi fanno uno spettacolo insieme a una collega ballerina, anch'essa di fama internazionale, lo spettacolo di tango e mano. E poi avremo la chitarra flamenca di Riccardo Ascani, che voi conoscete già, è un grande chitarrista, con una formazione, faranno uno spettacolo in cui il flamenco verrà eseguito in modo jazzato, insomma, in maniera originale. E poi c'è l'estate, ecco, quindi vi voglio ricordare che quest'anno faremo l'estate, sarà l'estate, e lo faremo in collaborazione con il Messina Jazz Festival, e per, diciamo, per metà ci sarà il gruppo di Paolo Presu in luglio, e poi ci sarà l'orchestra jazz del Mediterraneo con Maria Lia De Vigo, una voce straordinaria che molti di voi sicuramente conoscono, ci sarà il gruppo di il trio di Bagnoli con i più grandi batteristi italiani, insomma, e poi a tante altre cose che dovrete vedere nel vostro programma. Sono 30 spettacoli, credo che la Bellini può essere soddisfatta e sono sicuro che non resterete delusi. E adesso, se non ci sono domande, ma io sono pronto a rispondere a qualunque cosa, lascio spazio alla luce. Quindi vi do questo intermezzo di 30 secondi. Se vuoi qualche chiarimento, io sono.